Ricorrenza amara e bilancio per molti difficile nel campo palestinese di Jalazon, 7 km appena a nord di Ramallah. Se molti sono nati in questo francobollo di Cisgiordania, altri fanno parte della diaspora della prima ora che ha seguito la creazione dello Stato di Israele nel 1948. Vivo da rifugiato da ormai 50-60 anni. Come pensate che possa sentirmi? Quando siamo partiti dalla nostra terra avevo 17 anni, oggi ne ho 83. Mai, da quando Dio ha creato il mondo, si era verificato un esito di proporzioni simili. In cima alle preoccupazioni di molti, il ricongiungimento con una terra perduta non è però la sola denuncia che emerge qui a Jalazon. Qualsiasi soluzione si raggiungerà con Israele dovrà anzitutto prendere in considerazione la questione dei rifugiati. È prioritaria anche rispetto a quella di Gerusalemme e di Al-Aqsa. Eppure Al-Aqsa è una moschea per noi sacra, dove ci rendiamo in pellegrinaggio. Un'altra ferita aperta. Fra gli oltre 11.000 rifugiati di Al-Jalazon, oltre un terzo ha meno di 14 anni e per tutti loro l'ONU denuncia la presenza di appena due scuole.